personalmente è stata una gara dura perché ci hanno picchiato tanto. Al primo tempo sì, l'arbitro poteva anche gestire di più la gara. Poi, come ti dico, nell'1-1 stavamo cercando di puntare, sapevamo che loro erano muniti là. Ho avuto fortuna che non scusa nessuno, magari la gara cambiava per noi. L'ingenuità di Mannini è costata cara perché la partita si poteva ancora rimettere in piedi. Come ti dico, una partita dura, gli episodi cambiano la gara. Dani ha fatto molto bene, è normale che come ti dico, quando siamo tutti in avanti è difficile, poi quando ripartono loro che ci sono spazi in rientrare a velocità, quindi non so, magari l'ho toccato, non so se era per rosso diretto, come ti dico, loro hanno fatto 500 falli in questi due tempi. 30 alla fine della partita, che sono tantissimi. L'abbiamo fatto. Un'ultima domanda da parte mia sul secondo gol di loro, probabilmente sulla loro ripartenza c'era un fallo ai tuoi danni. Sì. Io mi sentivo bene lì, stavamo puntando, sapevo che erano tutti ammoniti. Quindi cercavo di continuare a puntare e poi l'arbitro ha smesso di fischiare un po', però secondo me non aveva ragione, continuavano a fare falli e a ripartire.